Adelina, mamma, e mo perché piangi? Ho chiesto. E ho provato un'altra volta con la scarpa bianca che pareva che entrare non ne voleva sapere. Allora ho preso un bel respiro. Ho buttato un sorriso a mia figlia. Però quella seduta sopra la cassapanca continuava a chiagnare con la lacrima che la bagnava nella guancia e pareva una fontana. Adelina, mamma, quella è la felicità che ti fa piangere. E mentre continuava a inciarmare con la scarpa ho cominciato a sudare. Quella era una domenica attufata di scirocco che facevano più ai 30 gradi. Adelina, lo sai che pure io piangevo quel giorno? E devi vedere come piangevo, Adelina. Ma qui non sente niente. Ragazzi, silenzio. No, perché sì, no, infatti, sì, infatti sì, bisogna chiudere le porte un attimo perché sennò no, qua non si sente. Non si sente. Mi accendete anche l'aria condizionata che fa caldissimo. Scusi, Prego. Scusa, ma se no non si sente. Silenzio, Dove è partito? E devi vedere come piangevo, quella è la felicità che ti fa piangere. E sarà stata pure la felicità però che la continuava a chiagnare con le lacrime che si ammischiavano a rimmello e la sporcavano di nero sulla guancia. Adelina, mamma, io fornisce la capara una zingara con che la faccia nera. Sentito questa goccia di sudore che mi è scesa in mezzo ai seni, che caldo te. Adelina, hai visto che caldo? Quella ha lanciato un allucco da bestia, si è messa le mani dentro ai capelli, dentro a quei ricci scuri che ci aveva misa buona mezz'ora a sistemare il ricciocco arravugliato. Mo' era fatica sprecata. E mo' stavamo punte a capo in più, con quella faccia nera che pareva una zingara, mica la sposa di Carmine Acciardi. Adele finisce, raga, ma fai paura. Quella intanto si era alzata e aveva cominciato a camminare per la stanza scalza, col vestito da sposa che strusciava tanto bello sopra le mattonelle bianche, con quei pugni che colpivano l'aria e quei lamenti che riempivano la stanza. Adele parla, fatto capì, si è buttata a terra, tirando certi cazzotti disperati sopra il pavimento. Un animale quello sembrava, allora mi sono buttata a terra pure io. Come un animale pure io, volevo capire, la volevo calmare. Stavo pure un poco preoccupata perché mancava mezz'ora, mezzogiorno, ci stavano non so che cosa fai, che la tarantella, non sapevo come finire. Hanno bussato alla porta. È pronta la sposa? Un momento, ho detto. Un quarto d'ora abbiamo fatto. Però non stavo più assai convinta. Adeli, tu non mi fai pazza assieme a te. Quella ha lanciato un'altra lucca esagerata, io per il nervoso ci ho azzeccato uno schiaffo in faccia. Il miracolo è successo, di punto in bianco ha smesso di piangere. Adeli, va a me, gli ho detto. Ha fatto segno di sì, con la testa. Allora l'ho aiutata ad alzarsi. E ora proviamo un'altra volta con la scarpa bianca. Adeli, che è certamente un numero più piccolo, per quello non trasono, ma poi vedi che ci riusciamo, mamma. Io a Carmine Acciardi non me lo sposo, ha detto, con la voce tranquilla, tale e quale se diceva che il caffè lo preferiva amaro. Mannaggia a te, ho detto, era quasi entrata. Come se niente fosse, come se non avevo sentito. Tanto è inutile, fa lei, non me lo sposa. Adeli, si è asciutta scema, che la cervella non dà aiuto più. Tanto è inutile, piuttosto mi ammazza e non ci sta bisogno. Tanto quello d'ammazza lui a te e ammazza pure a me, a tuo padre e ai fratelli tuoi. Ferma, immobile, pareva la statua della libertà che è asciuta pazza. Tieni oggi, quello che è minacciarti la fortuna tu, è ricco, è bello, è rispettato da tutti, ti porti in balmo di mano. Adeli, ma tu capo, non me lo sposi, che dovevi pensare prima? C'avevo paura, che? C'avevo paura, pensavo che ci stavo dentro, speravo che succedeva qualcosa, che lo sparavano, che lo menavano in galera. Che si scocciava di venirmi appresso, e non è troppo tardi, Adeli, e io mi ammazzo. Chissà come dentro le mani teneva un paio di forbici. Ha buttato la testa indietro e si è puntata la punta della forbice contro la gola. Che giornata di merda, ho pensato. Adeli, parliamone. Mo chiamo a papà, se chiami a papà mi ammazzo subito e non lo chiamo. Però posa quella cazzo di forbice, non la posa. E non la posa. Però stati calma, Adeli. Me fa solo capire. Adeli, ma te ne sia un altro. E tenga un altro, che cambia? Niente. Tanto un morto in più, uno in meno non cambia niente. Mamma, è inutile, inventati qualcosa. Che mi devo inventare, mo? Inventati che? Che sento le voci. Che ho perso l'uso della parola.
Mi voglio fare suora, mamma, ma mi faccio suora e non se ne parla più. Ma chi state chi è? Che fa? Come campa? Campa onesto, questo è sicuro. Sì, ma che fa? Sta imbarcato. Che? Sta imbarcato. Fa il marinaio. Un marinaio. Vado, guarda la vita. Adelì, sienta a me. Tu mo ti sposi a Carmine a Ciarte. Passato l'entusiasmo dei primi tempi, tuo marito è più tranquillo, molla la presa e tu ti fai tutte le cofecchie che vuoi tu, con marinaio, con l'idraulico, con chi vuoi tu, con cautela, si intende. Noi donne abbiamo sempre campato così, da che mondo in mondo, non abbiamo mai campato male. Tu hai fatto così con papà. Te lo sei sposato perché ti conveniva per i soldi. Io ho alzato la mano che ci voleva cercare uno scaffone, non mi sono controllata e ci ho fatto una carezza sui capelli. Lascia stare a tuo padre, ci ho detto. Io alla fine tua non la voglio fare. E si è spinta la punta della forbice contro la gola, proprio là dove si vede il cuore che sbatte. E io ci volevo dire che non ho fatto nessuna fine. Niente di speciale. Che quello il mondo va così. Ma tu guarda la vita. Ho guardato un'altra volta l'orologio, mancavano 10 minuti a mezzogiorno. Tempo di parlare non ce ne stava. Ho pensato un'altra volta che era una giornata di merda. Bisognava trovare una soluzione. Una qualunque. Diciamo che ti sei paralizzata. Che c'hai avuto una crisi epilettica e non ti senti più le gambe. Allora ti fa male assai la testa, sei spaventata e ti dobbiamo portare urgente all'ospedale. E all'ospedale? All'ospedale poi vediamo. Va buono, fa lei. Adelì, tu sei sicura? Ho fatto segno di sì con la testa. Allora sono andata verso la porta. Ho girato alla chiave. E mi sono voltata a guardare a mia figlia. Quella già stava sdraiata a terra, che tremavamo un po', che tirava certi calci come se teneva le convulsioni. Mi sono fatto il segno della croce. È un monologo tratto da un racconto. In realtà ho portato un monologo tratto da un racconto e un monologo preceduto da un dialogo di Shakespeare tratto da Sogno di una notte di mezz'estate.